Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli, infatti, è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello, e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: Abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala, e pulirà la sua aia, e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile.